24 anni e viene da Trapani. Ciao Gaspare. Ciao. Allora, tu sei in cerca della ragazza ideale, dell'anima gemella, che fino ad oggi non hai potuto incontrare, neanche tu. Manco c'è una crisi per il momento, tutti cercano anime gemelle, meno male che c'è Alberto Stranamore siciliano. Okay. Come mai hai telefonato a me, Gaspare? Ho telefonato perché cercavo, diciamo, devo trovare, diciamo, un'anima gemella, quindi... Dici, meglio di lui non mi può aiutare nessuno. E io sono qua appunto per aiutarti. Amiche telespettatrici, lo state guardando, Gaspare ha 24 anni, viene da Trapani ed è in cerca disperatamente dell'anima gemella perché fino ad oggi non l'ha potuta incontrare. Ma come mai, Gaspare? Forse, diciamo, c'è crisi. Crisi. Ne escono pochi per strada. No, sono sfortunato con le donne. Sei timido, no? No, no. Però? Però va, io, diciamo, io le chiamo principesse le donne per me. Esatto. Ma sei un romanticone, Gaspare. Cerco... Sei un romanticone, le telespettatrici ti stanno guardando e dici, ma che bel ragazzo davvero. Ecco, e quindi la mia donna va, la voglio difendere. Esatto. A costo che io mi faccio del male, però difendo lei. Ma mi sembra giusto. Vabbè, okay. Parliamo di quest'anima gemella che tu sei interessato a conoscere. Tu hai 24 anni, quindi partiamo dall'età base per andare a finire a un massimo. Cerco, diciamo, una donna ideale di 19 anni. Quindi partiamo dai 18, che da è meglio. 18. Basta che è maggiorenne. Sì. Per andare poi? Da pure 23, lo stesso. 23, 24. Lo stesso. Ah, se ne viene una alle 25. Basta che è sì. Donna, diciamo. Esatto, cioè il sesso deve essere femminile, a te ti piacciono le donne, giusto? Esatto, sì, giusto, per giusto. Cui deve essere di sesso femminile. Sì. Va bene, allora, amiche telespettatrici, noi cerchiamo una donna che parta dai 18 e arrivi massimo a 25 anni. Sì. Che sia, come la vuoi, bionda? Bionda, bionda. Ti piacciono le bionde? Bionde, sì. Che sia slanciata? Sì. Alta, ti piacciono alta, le donne alte? Alte. Tu quanto sei alto? 1,85 m. Sei alto? Sì. Quindi la donna dovrebbe essere 1,85 m. Esatto. Poi? Io... La vuoi robustina oppure in linea? No, in linea. In linea, cioè deve essere magra. Magra, sì. Esatto, perché quelle robuste non ti piacciono. No. Come mai? La carne non ti piace? No, mi piace sì, però mi piacciono più quelle più snelle, più... Cioè, pesano di meno, le puoi trasportare meglio. Sì. Vabbè, sì. Ascoltami, tu sei motorizzato, la macchina ce l'hai? No, ancora no. No, Camino sei a piedi. A piedi. Il motorino ce l'hai? No, neanche. La bici neanche? La bici è solo rotta però. Ce l'hai rotta, quindi cammini a piedi. A piedi. Però te la passi perché vai da tutte le parti. Sì. I piedi ti funzionano correttamente, è l'importante questo. Sì. Tu lavori? Lavoro ecologia e ambiente. Ecologia e ambiente. Alternato, un po' sì e un po' no. Un po' sì, giorni che lavori e giorni che non lavori. Ora quanto tempo è che non lavori? Da un sacco di tempo. Che non lavori? Sì. E quando lavorerai di nuovo? Prossimamente. Prossimamente. Quindi si spera benissimo, insomma. Sì, lo cercherò meglio, diciamo, lavoro. Prima trovi l'anima gemella che ti aiuta a cercarlo meglio. Sì. E poi magari ti sistemi. Sì. Va bene, Gaspare. Amiche telespettatrici, ripeto, Gaspare è qua, sta aspettando l'anima gemella, sta aspettando la ragazza ideale. Ripeto l'età, Gaspare va cercando una ragazza che parta da 18 e arrivi massimo a 25 anni. La vuole bella, slanciata, che sia 1,80 m perché lui è alto, 1,80 m, dico bene? Sì. E poi, occhi, hai preferenza di occhi? Occhi celesti. Occhi celesti, vi raccomando, bionda con gli occhi azzurri. Per cui per tutte quelle di voi che lo volessero contattare personalmente, Gaspare è qui. E sta aspettando le vostre telefonate, non possono fare altro che chiamarlo al numero di cellulare che state vedendo in sovraimpressione. Chiamate, perché Gaspare è qua e sta aspettando, ripeto, le vostre telefonate. Dico bene, Gaspare? Sì, giusto. Allora, in questo momento ci sono le telespettatrici che ti stanno guardando. Stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi lanciare il solito messaggio particolare guardando la telecamera? Camera, sì. Vai, sbilanciati. Allora, io, diciamo, so cucinare, so lavare i vestiti, so leggere, so scrivere. L'importante è questo. L'importante è quello. Continuo. So proteggere la mia donna ideale perché la voglio difendere. Cosa che faccio io del male? Faccio io del male, però proteggendo lei. Hai detto delle parole stupende. Sì, so anche ma la cosa importante è che tu praticamente fai tutto a casa, sì. Lei non deve fare niente. No, niente. Deve solo dartela praticamente, sì. Solo quello, sì. E lasciarti contento. Sì. Per il resto pensi tutto tu. Sì, penso tutto. Pulisci sì. La casa, sì, scopi, tutto. Fai le pulizie, pulisci tutto. La vasca da bagno, la cucina, tutto. Cucini, tutto. Cuoci pure. Sì. E cucire per cucire, sai sì. Cucire? Cucire, pure. Cucinare. Giusti pantaloni, gonne, sì, tutto. Dall'A alla Z, fai di tutto e di più. Per cui, amiche telespettatrici, che volete di più? Chiamatelo, Gaspare è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Ripeto, al numero di telefono che state vedendo, in sovraimpressione. Dico bene, Gaspare? Giusto. Possiamo dire altro? Sì, io poi anche, diciamo,
Sbilanciati, vai tranquillo, ecco. Ti stanno guardando, ti stanno ascoltando, quando, diciamo, stanno decidendo se chiamarti. Vai, parla. E infatti io vado, diciamo, in chiesa, parlo con la chiesa. Cioè, una cosa importantissima, poi continua. Vado alla chiesa perché, diciamo, conosco dei miei ragazzi perché mi vogliono bene, che mi trattano come un fratello per certo, me. È naturale. Perché io non ci vado, vengono qua a casa mia a cercarmi. Esatto. E dice, Gaspare dov'è? Gaspare dov'è? E come ci dico? Perfetto. Donne che ci state guardando, avete capito benissimo. Gaspare qui, non gli manca niente, a Gaspare manca solo l'anima gemella. Per cui telefonate al numero che state vedendo in somma impressione. Per la rubrica dei cuori solitari, Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Gaspare. Ciao ciao. Oh yeah!